L'amministratore di SRL può prendere il rimborso forfettario su due società diverse? Bella domanda. Allora, tendenzialmente ti direi che dipende, però ti spiego il tutto e come è nata la domanda. È perché effettivamente, come probabilmente tu sai, il rimborso forfettario è quel rimborso di 46,48 euro che si dà all'amministratore o al dipendente quando fa delle trasferte in nome per conto di un SRL al di fuori del comune dove ha la sede. Ossia, se io ho la sede dell'SRL nel comune A, poi io faccio una trasferta e vado in un comune B per appunto un motivo aziendale, ecco che poi io ritorno a casa, la società non mi ha rimborsato né l'hotel né anche il ristorante, quindi io sulla busta paga come amministratore posso ricevere 46,48 euro. Bene, perfetto, fin qui è chiaro. E questo compenso ovviamente è esente imposte ed esente contributi, perfetto. Però cos'è che abbiamo? Abbiamo anche delle situazioni poi che io posso essere amministratore di due società, no? E magari in uno stesso giorno faccio due diverse trasferte per entrambe le società. Oppure può capitare la situazione in cui io sono amministratore con due SRL e magari faccio un'unica trasferta, però in nome alla fine per conto di tutte e due le SRL. Ecco, in quel caso comunque, almeno salvo interpretazioni strane, eccetera, il rimborso forfettario che si può erogare è solo di uno e uno al giorno, ok? Ossia, io non posso avere più SRL, essere amministratore di più SRL, e magari in uno stesso giorno faccio più trasferte, prendo 46,48 euro per ogni diversa società, ok? Ti dico questo perché la norma del rimborso forfettario, come degli altri strumenti di risparmio fiscale, deriva dal TUIR, no? Ed è in un'apposita sezione che è collegata ai dipendenti, e quindi quando si va a leggere la norma specifica c'è proprio il riferimento che al giorno si può prendere 46,48 euro per quella tipologia di reddito, ossia reddito da dipendente barra assimilato, insomma, al compenso dell'amministratore. Quindi di fatto quando tu fai, anche se tu sei, insomma, in sostanza amministratore di due SRL e in uno stesso giorno fai più trasferte per conto di entrambe le società nello stesso giorno, tu puoi ricevere solo da una società 46,48 euro. Se ti prendi per quel specifico giorno due diversi rimborsi forfettari, questa cosa non è corretta, ok? E questa è la cosa vera. L'altra cosa vera, ok, è che però può capitare una situazione in cui io effettivamente nel giorno A, cioè giorno 1, faccio una trasferta in nome per conto di una SRL, perfetto. Poi il secondo giorno, giorno 2, io faccio una trasferta ma per quell'altra società, ok? Quindi in questo caso è ovvio che posso prendere rimborsi forfettari su tutti e due i giorni, perché per un giorno io faccio una trasferta per una società e il secondo giorno faccio una trasferta per l'altra società, ok? Quindi in questo caso posso comunque ottenere, diciamo, due rimborsi forfettari, ma perché ne posso prendere al massimo uno al giorno. E queste sono le due principali situazioni imprenditoriali che mi sono capitate nell'ambito della mia, diciamo, vita e rapporto con gli imprenditori con un SRL. Ok? Perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!